Guys, this morning I did one of my most important interviews, I think. It's gonna be out in a few weeks and it's gonna be very important to me, so I'm excited. Anyway, we haven't talked in a long time, so maybe later I'll have time to do this. It's going well. I think we're gonna be able to move there from December or maybe beginning 2023. And the house we have right now, we're renting it, so we just are gonna stop renting it. And I'm gonna sell my LA house. Absolutely, I think it was part of my job, and in the years that I spent in Los Angeles, I was very much alone most of the time. So even if those times made me who I am right now, they were so hard for me. Yes, 100%. I speak English, I speak Italian, I speak French. And Spanish is my favorite language, so I understand it, but I really want to be able to speak, and I'm gonna start. Thank you so much. The show did incredibly well, and I received so many amazing feedback, so thank you for watching it. And if you haven't watched it yet, you can find it on Prime Video, and I hope you love it. Sì, l'ho vista insieme a tutta la mia famiglia a dicembre, prima di Natale. Sono molto contenta per lei, per la gravidanza, la nuova casa e tutte le belle novità che l'aspettano. Sarà bellissimo. I have so many shows that I'm obsessed about, but right now I love Euphoria so much. All the characters, so my dream would be to be one of the characters in that TV show. It's insane. So my tips to be confident is knowing that nobody's perfect, and if you are trying to be perfect, you're never gonna be happy. So you really have to accept who you are with your flaws and stuff. Look, nobody's perfect. I think my major goal would be to feel happy and serene most of the time, and use my influence to do something good with my life. I think the love we have for each other, the respect we have for each other, point of views and careers, and we share the same values on a lot of things. That's why it's possible to have a family together. Dunque, quando abitavo a Los Angeles ho passato dei momenti molto belli e dei momenti meno belli in cui mi sentivo sola, un po' depressa, e però per me era troppo importante stare lì e non ero pronta a tornare in Italia. Quindi in tante situazioni mi sono un po' sforzata di trovare il bello anche in delle situazioni in cui magari non ero felice al 100%, perché avevo fatto questa scelta e volevo portarla avanti, anche se era molto difficile per me stare a Los Angeles, lontana, in una storia un po' con molti alti e bassi che avevo col mio ex fidanzato e lontano dalla mia famiglia e dai miei amici. Avevo anche dei problemi di salute, fra cui non mi veniva il ciclo per parecchi mesi, senza che avessi cambiato dieta, fossi dimagrita, eccetera. E quindi ho visto anche diversi medici, e uno di loro mi aveva detto che avevo la sindrome dell'ovaio policistico e che per me sarebbe stato probabilmente molto difficile avere figli in futuro. Avevo già parlato in un post tipo qualche anno fa, e infatti in quel momento, anche se io non volevo figli in quel momento, non ero neanche nella relazione giusta, l'idea che non avrei potuto farlo mi aveva terrorizzata. E però tutto quel periodo mi ha spinta veramente a prendermi cura di me stessa, del mio corpo e soprattutto della mia mente in modo completamente diverso. Ho cominciato terapia, ho cominciato a concentrarmi su altre cose, a fare sport e a anche sentire il mio istinto e il mio cuore. E infatti quell'estate lì, l'estate del 2016, è stata una delle estate più belle della mia vita,
E subito dopo ho conosciuto Fede, ho cominciato a tornare in Italia e si è sistemato tutto, cioè si è sistemato tutto e quando è stato il momento di volere un bambino siamo stati super fortunati che è successo anche molto velocemente e quindi è pazzesco come la salute mentale condizioni anche la nostra salute fisica.